Ok, ragazzi, è il Winblog, eccoci qui tornati subito subito con un update rapido. E in questo caso si tratta di un update per QuickTime 7.6.9, nel quale, come possiamo vedere qua, è stata migliorata la sicurezza per tutti gli utenti di QuickTime 7 su Windows. Naturalmente questa è la versione Windows. E quindi è consigliato l'aggiornamento. Per quanto riguarda maggiori informazioni, andiamo a controllare il bollettino d'aggiornamento sul sito della Apple. Se si apre, andiamo a farlo a mano perché oggi non si apre niente, non so perché. Eccolo qua. Per proteggere i propri clienti, Apple non è aggiornamenti di sicurezza Apple. No, qui spiega un po' di più che niente. Comunque, solo miglioramenti di sicurezza, niente di importantissimo. Si va ad installare anche Safari nel frattempo. Ok, ma ti faccio vedere che per chi come me su iTunes ha questi problemi, io ho trovato una soluzione temporanea, mentre nel frattempo sto provvedendo a... Ecco, questo è il problema qui dell'Apple Mobile Device. Ho trovato una soluzione temporanea, mentre sto cercando di risolvere proprio direttamente sul sistema operativo il problema. Comunque basta avere un programma di virtualizzazione che consente la condivisione delle periferiche collegate USB, e l'importante è che vi riconosca l'iPod così come fotocamera, in modo che voi andate ad aprire il programma di virtualizzazione, nel mio caso VMware Workstation. Eccolo qua. Sconsiglio a tutti il player, in quanto vi serve qualcuno che abbia già creato una virtual machine con Windows 7 o almeno Windows XP. Poi dipende da voi. Io ho scelto un Windows 7 fatto con un disco a 60 giga, perché poi registrerò anche la musica su e la memoria 2 giga, in quanto ne ho solo 4, però magari perché ho il computer con 6 o 8, magari qualche raro computer. Beh, raro, perché raro, non è proprio così raro. Comunque, sono dei computer un po' potenti, vabbè, magari non si trovano proprio in commercio, però è così. Vedete, qua giù già c'è, ecco, già l'ha automaticamente connesso l'Apple Mobile Device. E così si sta avviando adesso la Virtual Machine. Nel frattempo vi ricordo che su App Event Calendar stanno uscendo, devo dire, applicazioni molto carine, alcune un po' inutili, infatti le ho già abbandonate, alcune abbastanza carine. Tutto dipende dai vostri gusti, specialmente anche questa, Long Time, per preparare anche i programmi di studio, segnare voti e molto altro. Adesso infatti lo andremo, vi farò vedere anche come sincronizzare i file dal vostro iTunes qua all'altro. È semplice semplice, basta creare una rete che è condivisa in tutti e due, sia nella virtual machine che, cioè la rete deve essere tra la virtual machine e il vostro PC fisico. Ok, andiamo a ingrandirlo. Ragazzi, torni. Eccoci qui, tornati. Scusate l'interruzione, stavo. Ma un attimo, per questioni climatiche, poi vi farò vedere. Allora, andiamo. Dicevo, qua abbiamo installato iTunes. Abbiamo condiviso il nostro Apple device, che si è già correttamente configurato nel PC. Come potete vedere, qui iPod. Dentro ci sono tutti i nostri contenuti, che sono le foto. Tempo che si apre leggermente più lento, e vi siamo riusciti a trasferire anche la musica e gli acquisti in maniera molto molto rapida e semplice. Voi mi chiederete come, perché un conto uno fa la rete, ma beh, poi fa la rete, condivide la cartella musica e si copia tutto il contenuto, e la musica deve essere naturalmente messa da lì, in modo che iTunes la autopreleva. E qui dentro, come potete vedere, c'è anche la cartella iTunes. Noi andiamo su iTunes Media, ad esempio Mobile Application, e qui le troviamo tutte. Per esempio, come si chiamava quell'applicazione? Sì, non me la ricordo. On Time. Andiamo qua, on. Eccolo qua, On Time Student 2. Andiamo a copiare questa. Normalmente io farei una copia della cartella mobile application, ma adesso
Sto facendo molto molto rapida, quindi sono andato direttamente a cercare l'applicazione. Andiamo a ricostruire tutto il dettaglio qua. Andiamo a aprirlo in contenuto. Andiamo giù fino alla cartella iTunes. Non troppo in giù. iTunes Media, ecco, mobile application. Andiamo ad incollare qui. Andiamo ad aprire iTunes. Mi raccomando, iDevice collegato. Tac. Vi verrà automaticamente copiato la Liberia, tutti i diritti della Liberia, persino i backup del dispositivo, tutto verrà copiato. Eccolo qua, andate sul vostro iPod. Controllate naturalmente le applicazioni che sia disponibile. On time, non so perché, no, Office, one time. Se non viene automaticamente aggiunta, si procede come le applicazioni craccate. Infatti adesso non la trovo. Basta riandare sulla cartella musica. iTunes. iTunes Media. Media Application. On Time. E la cliccate. Eccola qua, adesso l'ha vista. La On Time Student 2.0. 2.0, eccola qua. Ce l'ha aggiunta. Ne andremo nel nostro iPod, in questo caso applicazioni, andiamo a controllare che sia selezionata. Teoria viene automaticamente selezionata in quanto l'applicazione non è stata installata in precedenza. Adesso mi si è impallato un attimo. Sto anche registrando, è molto ben sentito il PC. Ecco, noi scorriamo. Vedi? No, non vedete. Sali, 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 sali. Eccolo qua, spuntato long time students, andiamo a fare applica. E viene automaticamente sincronizzato. Ok, noi tutto questo stiamo facendo con un iPod Touch di quarta generazione con l'iOS 4.1. Non il 4.2.1 perché non è jailbreakabile. Anche se il jailbreak lo sto utilizzando molto molto poco. Perché a parte qualche applicazione, grazie ad App Event Calendar, sto utilizzando tutte applicazioni gratuite e non craccate. Come utilizzavo prima. Devo dire che il jailbreak serve a poco per le applicazioni craccate, basta saper sfruttare bene i momenti in cui le rendono gratuite e di saperle mantenere quelle applicazioni, a parte per problemi di aggiornamenti, magari rimarrete un po' indietro con le versioni, però bene, però ecco students, adesso io lo sto avviando, non so come si vede, andiamo un attimo ad arrestare la virtual machine, vediamo be speriamo bene, dov'è qua, camtice. E non si vede granché. Ah, è vero, ho spento la luce. Quando cavolo l'ho spenta? Forse nello stacco del video. Voi qui adesso non vedrete niente. Vabbè, ragazzi. Ritorniamo adesso a breve che vi faccio vedere un po' il clima qua in zona. Ciao ragazzi del weblog, scusate la cercante flash. Che c'è qui tornati, mi sto arrampicando sulla sedia. Siamo qua. Voglio farvi vedere il clima che c'è. Ah, guarda noi. Siamo in provincia di Pini, però niente di che, ma guardate un po'. Cioè, ragazzi, è cominciato a nevicare, sta imbiancando tutto. Tutto. Ah, devo scendere che nevica. Cioè, ragazzi, entro. Entra la neve dentro. Cioè, ragazzi, non so se mi spiego. Che tempo? Che c'è? Cioè, una cosa fenomenale, ragazzi. Ok, per oggi è tutto, vi saluto, alla prossima.